finito! Fiamme, vieni verte! Dai, dai, uno verte! Sta finendo qua, dai, io faccio fare! Allora, mamma senta, mamma senta! Oh, e tanto ci voleva, ne fita qua! E chi sta che so? Sfogliatella e papà me l'ha data la guardaporta, li ha mandati Don Gennaro. Portatele rin da cucina, l'ha aggiustata rin da quattro quantie. Anzi, venite con me. Voi! Voi, voi! Lo volete capire che quando ve ne scendete per fare un servizio dovete cercare il permesso a me? Un'altra volta che ci decapitate ve lo faccio dire da Don Gennaro, il fidanzato mio. E quello ve lo dice in un altro modo. Per carità, vi pare che io vi volessi mancare di rispetto? Beh. Ma l'ordine me l'ha data Donna Assunta, vostra madre. E allora ho sbagliato pure mia madre. Perché qua sopra comando io per prima, poi Don Gennaro. E poi basta! No, scusa, che sto fa noi? Sto. Voi mettete qua. Aspetta, la mietta. No, scusa, piccolo, hai sbagliato. Se devo diventare la suocera di Don Gennaro Fiera, se devo fare la marchesa madre quando mi fa comoda, se mi devo fare un cuore tanto in cucina per preparare frittelle, seppole e biscotti di pasta frolla per i clienti di questa schifezza di circolo dei cacciatori, un poco di autorità la devo tenere pure io. Un di cassaia, ma devo comandare un poco pure io. Sentite, mettetevi d'accordo e ditemi qua sopra chi comanda, altrimenti io perdo la testa e non capisco niente più. La porta. La porta. Vado ad aprire. E a chi aspettate? L'ordine. Il comando. No, Filuma è un facita spiritoso. E già te rapido. Non buttate. Non buttate che sono una signora. Ah, signor. Non buttate. E si può sapere chi mi aiuta a vestirmi a me? E beh, stasera quando è certi di facci chiudere il circolo dei cacciatori. Ah, signore, papanè, signore. Tu quando hanno vuoi gamba? Signore. A così è te, ci facciamo mamma a patel e ce ne torniamo a da vado sesto piano, lo vedi scassa goccia. Ehi. Buonasera, una su. Buonasera. Buonasera, piccere. Ah, che odorino stuzzicante di frittelle. Più tardi venite in cucina e ve ne faccio mangiare due calde calde, ma mo vi dovete andare a preparare perché siete arrivati con un poco di ritardo. Tengo a mamma con 38 e mezzo di febbre, se non tornava mia sorella dal lavoro solo non la potevo lasciare. E io sono rimasta a farle un poco di compagnia. I vestiti sono pronti? Sì, signore, vestiti, scarpa, acconciatura, sta tutto a posto, è spicciato, va bene? Sì, amma, facciamo un prezzo. Voi due, abitudine di salutare non ne tenete? Io non mi chiamo voi due, io mi chiamo Rafilina e io Rosetta. In quanto al saluto, poi, ricordati che l'altra sera noi ti abbiamo salutata e tu non hai risposto al saluto. Solo l'altra sera? Quella ha alzato la superbia da quando è diventata Sciusciù, la protetta di Don Gennaro. Io non sono la protetta, sono la fidanzata. Quella che sei, al saluto si risponde. Mamma, è zitto come mi madre ti rispetta. Mamma mia, unito per lì. Chiunque mi saluta, io rispondo facendo con la capa così. E con la capa così? Salutano gli asini, le ciucce! E siete! Facciamo i conti quando viene Don Gennaro! O loro due, o io, o loro due! E se non lo faccio chiudere il circolo della caccia! Papà, e tu quando sei scucciando, cavaffani con il circolo lo faccio chiudere io, perché ti sconde il sangue! Mandate Madonna Filumena, non tende chi mi imbottò! Anna Filumena è imbottunata a questa. Che volete, Donna Assunta? Mia figlia si deve vestere. E qua ti frigge. Venghi, muovito, venghi. Venga, dietro, un momento, non buttate. Donna Filumena, non mettermi le gambe qua. Eccomi, vengo. E ambiente, tiro di che schifo. Eccomi.
Vengo! Ah, voi, muovetevi, entrate. Ammarò. Entrate, entrate. Fusso surdo. E sto parlando con voi. E mo mi facete perdere la pazienza, è santa notte. Eccomi a voi, pronto a servirvi. Allora, una Filomena, e che facete qua fuori? Vi ho detto tante volte che in questo salone ci dovete venire o quando c'è pericolo o quando vi chiamo io. Devo andare a vestire la vostra fidanzata. E ci andate quando ve lo dico io, perché qua comando io e basta. Mattita Vello, buona rindicorna. Ho detto tante volte che sono la signora e non voglio essere trattata così. E non piangi, non piangi. Io non piango, mi difendo. Ui, e quando mai hai cacciato la capa fuori un sacco? E mo te ne caccia e santa notte. Ah, signore, qua signori non ce ne stanno. Una Filomena, se non volete perdere la zuppa, a ta fa quello che ti chi. Vado avanti, lo ha. Ciu, ciu, ciu. Cara mia, che c'è sta Gennarina tua. Cece, Cece, corri, corri. Abbraccia, ciu, bacia, ciu, carezza, ciu. Quanto è bello, quanto è cianciosa. Cara mia. Ce la faccio più, non ce la faccio più. Calmatevi, signora, calmatevi. Questa è una vita che non può durare a lungo. Vita di pericoli, di paura, di palpiti. Questo, zitto, non ci facciamo sentire per l'amor di Dio. No, non ci facciamo sentire. Questo Don Gennaro Fierro, prima con le buone maniere e poi con le cattive, mi fece firmare l'affitto di questa casa. Sì. Adesso lo tengo in faccio io, in modo che l'affittuaria sono io. E allora, qualunque cosa succede, ci vado io. Per sotto, avete capito? Appunto, appunto un'altra sera, se non sono morta per lo spavento, mi dovete credere, è stato un vero miracolo. Perché? Due giocatori vennero a parola, una parola tira l'altra, le mazzate, e ci scappò una coltellata. Quello che se ne scese da qua sopra, col coltello impizzato nella pancia, sono sicura che non parla. Ma... Cattavi il male. Io? Niente, bello mio, non ho... No, dico... Ma non sarà oggi, sarà domani. Torna qua sopra e si leva la pietra dalla scarpa. Che significa si leva la pietra dalla scarpa? Si vendica, succede il fatto di sangue e vado io carcerata. E voi perché non ve ne andate? Me ne vado, io tengo il faccio. Ma che cosa? L'affitto. E poi la polizia non mi trova. Io stracciasse tutto quanto. Ma signor. Tutto mi strapperei. Ma signor, non vi stracciate. Signor, calmatevi. Tutto mi strapperei. Calmatevi, signor. Ma il mio dramma, sapete qual è? No, veramente. Eccolo qua, vedete. Chi su qua? Un birbante di marito mi ha ridotto in questo stato. Questo è vostro marito? Sì, mio marito, ma fu punito però. Eh sì, perché dopo d'aver perduto fino all'ultimo soldo, pure a quel balcone, vedete, si sparò. Si sparò? Sì, e rimanetta a Pisa, coppa ringhiero con meno mollona. A così. Oh, povero uomo, a così. Povero uomo, povero uomo. Ehi, voi state ancora qua? Allora parlo turesco. Iadvene, perché avevi mai parlato. Andate a vestire a Ciuciù, dopo vi andate a preparare pure voi. Stasera c'è sta una seduta importante. Mi raccomando, vestito nero, mandisini anche scuffia in testa. Scuffia, la Cristina. Ma chi ne va a Cristina, Antonetta, che le capolite voi, basta che vi appressionate come si deve. Andate a vestire a Ciuciù, a voi. Ma perché? Che volete? Ma voi state sempre nella luna. E mi parete un mezzo rimbambito. Ma non avete mai visto una casa da gioco? No, veramente mai, no? È la prima volta. Che... Va bene, non c'è sta niente di straordinario. Accomodate. È bello, Sediamoci e statemi a sentire. Come vi ho detto nel caffè, io sono il tenitore, il protettore di questa casa da gioco chiamata il Circolo della Caccia. Ricimma così. Diciamo come volete voi. Ora mo, io ti voglio far abbuscare qualche cosa di soldi sicuri. Perché secondo me siete il tipo che fa il caso mio. Avete una faccia ingenua e primitiva che mi può giovare. Detto in breve, a faccia tua mi serva. A voglia. Sì,
Ma perché mi avete fatto salire? Che volete da me? Non... Piano, andiamo piano. Ora ti faccio la spiegazione dell'arcano. Amico, io mi chiamo Gennarino Fierro, detto punto e virgola. Ah, punto e virgola. È un soprannome che mi dette affettuosamente i compagni di galera. Punto e virgola perché con me si deve parlare piazzato. Ora mo, io ti faccio l'offerta dell'impiego che tengo intenzione di dare te. Se ti conviene, presta. E si notano vai. Ah, beh, certo. Però si dice una sola cosa di quello che adesso sto per dire te. Domani non sarai più in grado di saltare l'alba. Ma se non mi dite che devo fare, no? Andato poco, vengono i componenti e si comincia la seduta. Tu sei una faccia nuova, nessuno ti conosce, quindi sei insospettabile. Ah, beh, certo. Appena si sono seduti i giocatori, tu ti fai una passeggiata attorno ai tavoli, capito? Bella naturale, naturale, indifferente. E cantare una canzone qualunque, che saccia. Quando spunta la luna a marigliare, pure le piscine fanno l'amore. Ah, sì, 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 sì. S'arravotano all'onda del mare e paprizzo cagnano colore. Quando spunta la luna a marigliare. Sì, sì, sì. Vabbè, vabbè. Sì, ah, ah, che stroppo, sì, sì, basta, basta. Sta seduto. Ah, ma no, io la conosco tutta quanta. Vabbè, ma questo non aveva importanza. Ah, no, no. Oh, a un certo punto, o barona dice, comandatore, voi non giocate. No, aspettate, chi è o commendatore? Sono io, Ricimma Cussì. Ah, ho fatto Ricimma Cussì. Allora io dico, no, veramente tengo un poco di mal di capa, mi faccio pregare un poco, poi mi assetto e chiamo banco. Sì. Qua comincia il lavoro tuo. Qua comincia il lavoro mio. Confromma, mi assetto, dico, beh, chi vuol tagliare? Tu immediatamente, con un mezzo sorriso da questa parte, da quest'altra serio. No, no, aspettate, aspettate. No, perché è un po' difficile, avete capito? Allora, aspettate, o posso fare questa parte? Sì, sì, sì. Guardate se va bene così, guardate. No, 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 non darete. Se ti riesci a fare, se no non darete. No, no, ma io lo faccio, ma me lo studio un poco, poi lo faccio. Vabbè, dico, chi vuol tagliare? Tu immediatamente dici, io, come se avessi sfiducia, capito? Tu sincerà. Ma voglio sincerà, sì. E mentre tagli, a occhio, in coppo pacchetto, ci metto un mazzone. No, ma... un mazzone è un pesce? Io ho rubato a pigliare un pesce. No, non signore, non signore. Nel nostro gergo, un mazzone, sono 18 carte, tutte a favore dei banchi. Hai capito? Ah. I biti. Ah, questo è un mazzone? Oh. Ah, non è un pesce? No, quando mi sciosce un naso, tu caccia sta lenta in da sacca, è bello, naturale, naturale, apulizza. Sì. Allora a un certo momento io ti dico, scusate, premettete che me la metto, perché la luce è forte e mi dà fastidio alla vista e mi aumenta il male di capo. Questa qua è una lenta nera che mi serve perché le carte sono tutte segnate col fosforo. Con fosforo. Ah, così io riconosco e faccio passare voglio. Sentite, ma perché non ha cacciato voi sta lenta? Ma perché sennò i giocatori si mettono in sospetto. Mentre invece si ha cacciato, la cosa è più naturale. Oh, chi sto capo è un mazzicarte. Lui, tu ti metti vicino a me. Nata cosa. Oh. Sì, va buono. Quando mi ratta in capo, è segno che voglio un'ova. Tu vuoi sfilare in due mazzi e mu passa. Quando faccio uno stornuto, voglio l'otto. Hai capito? Tu svegli tuo piglio e murai. Quando dico, mannaggia bobà, voglio il sette. Quando dico, corpo del diavolo, voglio il sei. Sentite, ma io può essere che mi imbroglio. Lasciamo stare, è meglio che me ne vado. Ma come ti imbroglio? Come ti imbroglio? Che è una cosa così facile. Quando mi ratto in capo, è segno che voglio un uovo. Quando faccio uno stornuto, voglio l'otto. Quando dico, mannaggia bobà, voglio il sette. Corpo del diavolo, voglio il sei.
Sentite, a me non è cosa. Io inguaio a voi e mi inguaio io. State va buono. Ma lo fai? Ma vieni a qua. No, lasciatemi andare. E billoche sono tutte uguali. Poi dice che si morono di fame. E quando trovano un posto lo rifiutano. Ma vieni a qua, senta a me. Tu cangoppo, può guadagnare una raccappellata, capito? Oh, tu in una sola sera può buscare pure, che saccio, 40, 50 lire. Ah, meglio 50? Ma pure 60, 70. Meglio 70? Sentami, tu cangoppi, trovata, vieni l'ora. Ove? Anna Filomè! Non te muovo. Anna Filomè! Eccomi, pronta. Va a raccomandare a questo giovane, è roba mia. Sì. Può andare, può venire, può fare tutto quello che vuole. È il nuovo impiegato, il nuovo palo. Il palo? Iadvin. E magari rinfrescano poco, magari c'è qua un po' di. Si è fatto tardi, hai capito? Ma arrivano i munici. Ah, c'è qualche funerale? Il funerale? Che c'è con il funerale? Arrivano i munici, i giocatori. Perciò state partendo a quello che facite, hai capito? Sì, no? Sì, sì. Ah, quando mi c'ho sciurato, che voglia. Alenta. Bravo, quanto siete bello, lui, bravo. E quando maratta in capo? Opettano. Che c'è se qui opettano? No, signore, voglio un ovo, voglio un ovo. Dunque, quando faccio uno stornuto, cambierà? O fazzoletto. No, signore, voglio l'otto. Lotto. Quando dico, mannaggia, bubà, voglio sette. Quando dico, corpo del diavolo. E talento in coppa mazzona. No, signore, voglio sei. Tu non ti ambrugliai, hai capito? No. Spezza e gas. Sì, capito? Qui, a te non ci sono. Qui, niente da loco, tre che arriva gente. E tutto che lo dà gente fino a voi, passate la memoria. Hai capito? Mamma mia, scamo. Tu mi avevano 15 soldi a scopo e mezza lira a brisco. Scopo te, tu non ne capito pure. A brisco la vincettia e ti rimanetta da me salire, ti sovvieno. E beh, scamo, tu mi facessi scendere o paraviso in terra. Che se succede quando non si fava un coppo un momento? Ma perché, secondo te, io ti voglio far scema mai salire? Mannaggia, vito mio, mannaggia, ti vanno a suo camposanto. Lo tiene sempre a mucco, camposanto. Beh, io faccio il giuramento che con te non ci giochi più, manca sì che... Ma stata zitti, io ti rongo sempre 6 punti annanzi. A me? Tu hai 6 punti annanzi a me? A te. Onna fino a me, o mazza di carta, la bagno gis. Vieni a te, andami. Va bene, li apri. Bosti! Mezza lira a sé! Chiste sono 7 soldi, ci mancano 3 soldi. Non ne voglio cacciare per scaramanzia, va boh! Fa niente, mi pigli, mi pigli! Io! Voi vi chiamate Filomena? A servirva! A favorirmi! Io sono Luigi Poveretti. Sto qua perché devo... Dovete fare il palo, lo so. Precisamente. Quei due chi sono? Quei due? Dunque, quella che sta da questa parte, vedete che è tutta inzavata. Lo chiamano Scuppatella. È tutta carcerata per furto. Quell'altro da quella parte, un gattone, vedete che li chiatti. A chi lo chiamano Scamuso? A ceretta mogliera. La pezzi femmina, una bella femmina, bella. Mo va fuienna, cammina sempre armato, porta coltella e revolver. Ha giurato che non si fa piglia viva. Caccio rivolvera e spara la cieca. Tutti ragazzi, è verso, andate punta a soffo! No, no, dite al padrone che me ne sono andato. Qui, beva da Nanz. È Roncinarina, dove sono? Sta dentro, volete che ve lo chiamo? Chiamalo. E chi si chiama? È persona da casa. Ah, sì, io sono il palo. Sì, state zitto, ho capito. È il nuovo palo, vi ha provveduto Roncinarina. Gnor sì. Molto bene. Io palo vecchio. Sono fracciataia. Bravo, ben detto. Sono fracciataia. Va, Filomè, chiama Don Cenarina, dicella che venisse subito.
Oggi portate un pullastro. Vado subito. Io. Ah, don Gennarino è buon gustaio, le piace dei pullastri. Ma che avete capito? Il pollastro sarebbe un novellino che si può spennare. Avete capito? Ma voi si tratta o no? Sì, signore, io sono il nuovo impiegato, ve l'ho detto. Io sono il palo. Zitto, zitto, come ve lo devo dire? Che vi dovete stare zitto, vai da sto. Ma voi che fate? Io faccio assai più di voglio. Io giro, runzea, a osama. E quando trovo un pivez, lo porto qua e lo pulo zamma. O pivez? E io zalla. O zalla? Un dondere. Un dondere? Usa, a scamorzi, insomma. Ah, a scamorzi? Levate, ma lo faccio fare praticamente, va. Aspetta un po'. E beh, se per tu ti hai fatta fino a che ti ammanatava. Tu! Oh, a che ti hai messo ancora? Arrivinci! Venite, accomodatevi. Grazie, è un ambiente accogliente. Vi piace? Beh, non c'è ancora gente perché è prestino, eh? Io poco mi posso trattenere perché è già tardi per me. Ah, fate il vostro comodo, vi trattenete quanto volete. Quello è il pollastro, prima. Ah, chi lo vuole? Sì. Avete portato la scamorza? Chi? A scamorza. No, io veramente non lo so. No, ma... il signore deve cenare e vuole la scamorza. E la vuole da me, come ha pigliato voi solo pire? Ecco, è giusto, no? Vi pare? Adesso viene il cameriere e vi porta la scamorza. No, ma non la voglio. No, vai da sta zitto, se no guaiate tutte cose. Zitto. Avvocato, permettete che vi presenti uno dei nostri soci del circolo della caccia, il signor... come vi chiamate? Luigi Poveretti. Il signor Luigi Poveretti. Beh, non capisco perché vi siete permessi di fare lo scherzo con me. Asca morza, portata asca, che significa? Io un'altra volta che vi vedo, è la seconda volta che mi ha mangiato insieme qualche volta. Mi dispiace, non vi permettete. Io sono un vecchio, voi siete un giovanotto, non vi dovete permettere. Che non si ripeta più. Peppino, fatti bene. Piacere, io sono il palo. No, Paolo, no, sapete, il giovanotto è un poco cacaglio, non riesce a scandire bene. Vorrebbe dire Paolo e dice Paolo, ma si chiama Paolo Luigi Poveretti. Io ho sentito Paolo. Sì, e io sono il palo. Paolo, lo vedete, è cacaglio. È cacaglio. No, qua cacaglio. Io mi chiamo Luigi Poveretti e sono il palo. Paolo! Ma si corregge. Sì, questo è un difettuccio che si può correggere. Adesso fanno miracoli, sono professori specializzati. Dovete parlare lentamente, così, quasi compitando. Paolo! Dite Paolo! Sì. Paolo! No. Piano, non vi confondete. Paolo. No. Paolo. È cacaglio. Sì, cacaglio. Vabbè, come volete voi. Signor Barone, io ve lo volevo chiedere anche giù quando ci siamo incontrati, non mi avete fatto parlare. In che cosa consiste questo circolo della caccia? Ah, è semplicissimo, ve lo spiego subito. Guardate, qui la sera si riuniscono i soci, Si fanno quattro chiacchiere, si gioca, naturalmente con poco interesse, e così passa la serata. Due parole. Sì. Una parola tira l'altra. È naturale. Si fanno quattro chiacchiere. Dalle chiacchiere si passa ai fatti e... Avvocato, che c'è? Che è successo? Ha fatto il gesto del coltello, quello ha minacciato. Come si permette? No. Ah, no, ho capito. No, quale gesto del coltello? Non minaccia affatto. No, il coltello. Avvocato, quando si va a caccia c'è bisogno del coltello. Non si può andare a caccia senza coltello. È logico. È naturale, scusate. Siccome a me piace molto questo genere di sport, quando è che si va a caccia? Lui va a caccia e porta scamorza.
Voi ad accaccisca morto. Io? Come? Pure Pullast? Ma che state dicendo? No. Cioè, insomma, lui gira. Sì, spiego io all'avvocato. State zitto, io. Lui voleva dire che io giro, a volte sto sempre qua, ma è logico, mi piace l'ambiente. Quando svegliare. Sì, ecco, proprio. Cioè, io poi non devo parlare, perché non mi conviene. Io sono il palo. Paolo Luigi Poveretti. A balbuzzi. Senti. 5-3-8, scusa. Buonasera. Commendatore, buonasera. Vi presento il fondatore e proprietario del Circolo della Caccia, il commendator Gennaro Fierro. Detto punto e virgola. Già, gli amici del circolo, sapete, scherzando, mi chiamano punto e virgola perché mi piace di agire con onestà e regolarità. Commendatore, il signore, l'avvocato Peppino Fattibene, mi ha tanto pregato e ha fatto tante insistenze perché si vorrebbe fare socio del circolo. Veramente siete stato voi che avete insistito, tanto è bene che piano piano siete riuscito a carriarmi qua sopra. Vabbè, voi, lui, estate. Voi stasera vedrete come si svolgono le nostre serate amene. Se vi conviene fate la domanda, io vi faccio socio. No, ma sapete che io la sera vado a letto presto, perché la mattina devo andare in tribunale. Ma noi la sera non facciamo mai tardi. Vabbè, sarete socio. Non posso frequentare il circo. Siete socio. Non lo contraddite, siete socio. Sono socio, va bene. Ah, baronessina, contessina. Cara nipote, vieni, ti presento l'avvocato Peppino Fattibene, la baronessina mia nipote e la contessina Fifì. Parù, sta cavara. Chi lo ha? Chi lo tiene l'organetto? Avvocato, voi tenete l'organetto? Io tengo l'organetto. Statova zitta. L'organetto significa un portafoglio. Io saccio questo. Cercherà a riparare. Va, mettici la pezza. Va. Sentite, voi somigliate a uno che suona l'organetto sotto casa mia. Ma tale quale proprio? Chiede l'elemosina. No, dici la verità, siete voi. Ma se ne vado vestito, io ho coppie di circo. Ma loco, io mi vesto ma con coppie di circo. Ma che stai dicendo? Insomma, ti sei fissato con me, chi sei scelto? Ma ci ha fatto tavolo da ruggire, prima asca morso, mo l'organetto, mo... Ma me ne vado e buonanotte. Avvocato, venite qua. Buonasera, signore. Scusa, sta zitta, avete capito, no? E voi così mi dice gustato o zau? Ma voi come parlate? È gergo, non lo capisci che facci guai. Buonasera a tutti. Buonasera, Giovanni. Buonasera, Giovanni. Ma che è, Giovanni, state di malumore? Niente affatto, vi ingannate. E poi quando mai sto allegro? Vabbù. Don Peppì. Permesso. Dite. Vi voglio presentare a questi signori. Scusate. Con piacere. Eccomi qua, Peppino Fattibene, Luigi Poveretti. Piacere. Hanno fatto sta bella figura, ma... Guarda. Lascia la mano! Scusate. Barù. Ma la vostra? Wall, sta brutto. E all'angolo rovinto, ma se viene la polizia fa il solito segnale. Mamma! Dov'è la mamma? Mammina! Vieni qua, pasticciotto di crema e fragola, terza casciruppata. Ti voglio presentare il presidente dei presidenti del tribunale. Ehi, il presidente dei presidenti? Io sono un semplice avvocato. Ma non fate il modesto. No, voi siete il capindeste della magistratura, l'avvocato Peppino Fattibene, la mia promessa sposa, Marchesina Ciuciù. Capindeste, tanto piacere, signorina. Ma io l'ho detto, sono un semplice avvocato. Il vostro fidanzato esagera un pochino. Quello che dice Gegè è sempre ben detto. Abbraccia, Ciuciù.
Bacia, Sciusciu, carezza Sciusciu. Quanto è bella, è un amore irrefrenabile. Mua. Voi avete chiamato mammina, ma la marchesa vostra madre, per pazienza, sta prima in cucina a sorvegliare il buffet e poi dagli ultimi tocchi alla sua toilette. Ah, eccola che viene. Ah, signora marchesa, siete desiderate da vostra figlia. Sto qua, il buffet è tutto pronto, una vera sciccariglia, tutta roba degna di questa roba l'associazione. Anna su, qui è meglio che avete stato zitti. La marchesa madra, l'avvocato Peppino Fatti Bene. Piacere. Fortunato. Ci rimane raccomando stasera che è una serata importante. Caro barone, buonasera. Oui, buonasera, capo mio. Bene, andiamo, Barù, e stasera stiamo senza fa niente. Vogliamo cominciare? Si capisce, sennò si fa tardi. Molto bene, molto bene. Oh, no, fino a me. Preparato tavolo, subito. Qui, mi raccomando, pure a te, Vicerì, vai. Vai, in gamba. Qui hai vista Giovannina? Sta là. Permettete. Prego, prego. Andiamo di là. Per voi c'è solo sto letto. Sono nuovo dell'ambiente. Ma sei tutto brava, dove sei andato adesso? Accendete un pochino. Tu stai nata a modo qua. Ma perché devo dare conto a qualcheduno? Perché mi rispondo malamente? Io si ho parlato solo perché stamattina ho incontrato Assisina innamorata tu. La quale mi ha detto che non vuole più sentirti nominare, può fatto con vizi del gioco, non te vuole va. Salute a noi. Non dicerà così perché mi fai via colpa. Assisina è una buona guaglione, o fa per il bene tuo. Oh, bene mio. E posso ancora avere bene io. Ma pare che mi fa ridere che andiamo già. Ma che rappresenta più la vita mia? O io che mi ha rovinata e o io che mi ha da salvare. Che dice, che dice? O cuoco mi ha rovinata o cuoco mi ha da salvare. Beh, lo licenzia. Quando ci visse che il gioco è veramente un vicolo cieco per me, perché ricca, non c'è da cicchiare. O cuoco è cieco. Ecco perché non lo licenzia, è di cuore buono. Sa cicchiare che ha già fatto. Un'anima e coraggio. E me levo pensiero. Che una sfuggita di gatto. Stai fermo! Ma la vuoi finire? Insomma, tu ce l'hai con me. Ma avete chiesto che... Sotto attento che io ti schiaffeggio, sai, se scendi giù io ti infilzo. Ah. Tengo lo stocco, sai. Un barone, rossa, signor barone. Che sta facendo? Ma questo, vedete, mette le mani in bocca, una mano salata, uno schifo, insomma, come... Ma veramente me ne vado, io. No, avvocato, lo faccio proprio per voi. Resto. Bravo, don Peppino, bravo. Proprio perché me l'ha ordinato. Barbare, lasciami un poco la cesta stivaletto, tengo per in do fuoco, mamma. Alla scala. Ecco servito. Brava, donna Filomena. Brava. Signori, un piccolo giochetto, Un piacevole passatempo. Al tavolo, su, al tavolo! Prendete posto, al tavolo! Facciamo un poco di baccarà, Ci siete tutti? Signora Marchesa, E voi non prendete posto? Oh no, grazie! Io preferisco stare assettata a leggere un poco. Che volete, mi sono incaponuta e sto andata appresso alle puntate di questo romanzo di appenticito. A forza mi parla mamma, te. Avvocato, don Peppino, voi non ci siete, facciamo un poco di baccarà. Ma veramente io non so giocare, mi vergogno persino di dirlo. Non so, guasterei gli altri, ecco. Ma non, signore, ve lo insegno io, è molto semplice. Sì. E poi io porto fortuna. Sì, accomodatevi, prego. Gentile, come è stato ora? E voi non ci onorate?
no, veramente. Tiene dolore di capo? Sì, tengo dolore di capo. Gliel'ho confidato poco fa. Ma se lo pregate, viene. Su, su, vi distraete un poco. Su, come da dove venite? Venite. Come volete. Mi passerà, mi passerà. Sì, certo. È come a voi, ecco. È un po' di fare. Dunque, cambio, andiamo, cambio. 150. Ecco qua. Ecco qua. Abbiamo aumentato 250. 250. 200. 200. 200. 300. Ah, benissimo, 300 lire, sì. Molto bene. Allora, signori, 100 lire di banco. 105. 110. 120 per me. 130. 135. 150. 200. No, 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 e io mi ritiro. Mi ritiro anch'io. No, ma che fate? No, non posso, il medico me lo ha proibito. C'ho le gocce in tasca, non posso avere emozioni. Sì, vabbè, state partiti. E voi puntate quello che volete voi. Potete puntare forte perché stasera sto in disgrazia. Sono fortunato in amore. Quello? Sì, e voi quando mai perdete? E voi che fate? Non giocate? Io? No, 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 no. E io non posso giocare. Se no lui poi come fa? E non mi fate parlare. Allora vogliamo cominciare? Eh? Cominciamo. Comincia il gioco. Oh, basta parlare. Cominciamo a giocare. Parlare chiaro. Di Salvatore, di Giacomo e Francesco Paolo Tosso. Quando sponta la luna a mare chiara, ora li piccioni già fanno all'amore. Parabaracciam, parabaracciam, s'arravota nell'onna del mare, con la brizza cagnano colore. Quando sponta la luna a mare chiara. E qua dobbiamo giocare. No, aspetta, voi avete detto. Che ho detto io? Avete detto. Ho detto, andiamo a vedere se è venuta l'acqua, perché manca l'acqua. Ma manca l'acqua. E io posso essere utile. Che manca l'acqua. Aspettate! Ma voi dovete stare fermo con le mani, avete capito? E va pregato! Riprende il gioco! Io sono un grand'uomo solo! L'acqua non è tornata ancora, ma non importa, abbiamo delle riserve! È vero che abbiamo le riserve! C'è la riserva d'acqua! Tutto quello che volete, acqua minerale! E non date fastidio. Ecco, grazie. Qua. Sì, riprendiamo a giocare. Ecco qua. Una bella mischiata. Ricco, prestami 50 lire. Scamo, fammi giocare. Prestami 50 lire, se no eravamo un barcone e molta la coppa bascia. Tec dei 50 lire. No, adesso mi dovete spiegare dall'A alla Z. Perché io a questo gioco sono completamente digiuno. Ci penso io. Mi raccomando, non per i soldi. Barbare, a come enjoy work, va e porta te i soldi. E te? È buono. Ecco, stavano i soldi. Abbiate pazienza. È fatto, ecco qua. Oh. Dunque, chi vuol tagliare? Chi taglia? Vabbè, taglio io, vediamo come si taglia. No, scusate, veramente l'ha detto prima il signore. È vero che l'avete detto prima voi? No, io non l'ho fiatata. Che sa da tagliare? Il taglio al mazzo delle carte. Lo taglia? Sì, l'ho detto prima io, l'ho detto. Sì. Aspettate un momento. Sì. Ditelo un'altra volta. Diciamo un'altra volta. Chi vuol tagliare? Via! Chi è? Per favore.
Per favore. Che volevi? Guardate se da qua è serio. Guardate, guardate. Ma che me ne importa a me se è serio, se è comico? No, ma già, a che state guardando? E quanto in faccia, volete? Questo è da fastidio, commentatore, mi respira nel colletto, portatelo. Guardate. Scusaci pazienza, ma venite qua, ma perché dovete dare fastidio? Venite qua, ma voi dovete tagliare. E tagliare. Italia. Le carte a terra. Carte a terra. Ma come? E carta in terra? Ha fatto cadere il cartender, tutti e fatente. Io lo avevo detto al commendatore che quel ragazzo non mi persuadeva. Non capisco come l'abbia scelto come socio. È un poco ingenuo, ma non deve essere un cattivo ingenuo, ragazzo. Ingenuo, sì. Bravo, ma chi l'ha fatto sai il cangop, signor Barone? Vai da domanda al commendatore, è un suo protetto. Cammini, ad passare, l'acqua è scesa. Possiamo stare tranquilli, ad passare. Possiamo riprendere il gioco. Con l'acqua ce l'abbiamo. Ecco fatto. Va bene. Adesso sono mischiate le carte. È meglio di questo. Allora facciamo in questo modo. Siccome ha baronessina porto fortuna, facciamo tagliare a lei, se i giocatori permettono. Lo taglio io. Così ci taglio. Sì. Io mi credevo che si tagliava con la forbice. Sì, non faccia parte. Le dovete dare a me. Ecco a voi. E grazie a sé, grazie. Ecco. Uno, due, tre, quattro, cinque, e sei. Scusate tanto. Lui fa il cassino. Allora, pronti? Pronti. Fate il vostro gioco. 50 lire. 20. 10 lire. 10 lire. 10 lire pure per me. 10 lire per la signora. 10 lire. Da questa parte. 50 lire, ho tutto lì. 5 lire. Sì, 5 lire pure io, ma me ne va a cagare la parte, però. 10. 5. 10 lire. E voi? Beh, 2 lire, queste sono 5 lire, datemi 3 lire di resto. Eh sì, a seccamo mare che la cucciolella. La puntata minima è 5 lire. Ma che 5 lire, 5 lire? Tentiamo la fortuna, tesoro, puntiamo 50 lire. 50 lire addirittura. Coraggio ci vuole, vedrai che avremo fortuna. Se no così il gioco è lento. È vero che è lenta. Sì, è lenta, è lenta. A me sta luce mi fa male la vista. Ah, aspettate, dai che è lento lo bosciola. Grazie, non ne voglio. Ma che sete, che sete. Filomena, ho sete. Lo sapevo. Guarda di luce, guarda di luce. Poi quando è di qua? 10 lire. 10 lire. 10 lire da qua? Da signore. Ah, 10 lire. Ah, pure le banane. 20 lire. La mancanza da lì che ha portato. Sì. Vediamo un po', eh? Vediamo. Ah, oh, due ciste. Ecco. Girate. 7. Ah, 7. 7. 7. E 5. Si paga. Ah, bravo Gegè! Sei nata di fortuna per Gegè!
Abbraccia, Giusù, bacia, Giusù, carezza, Giusù. Aggio per zia. E perché? È così, statta zitto. Allora, 50 lire a voi, 10 lire a voi, 10 lire a voi, 10 lire a signore. Eccole qua. A voi, 5 lire a signore. Andiamoci. E 50 lire a scamusa. Andiamoci. Fate il vostro gioco. No, no, un momento, scusate, perdonate. Dovete pagare a me. Ah, e vi ho pagato. No, non mi avete pagato. No, quando vi dico che vi ho pagato, vi ho pagato. È che sono un imbroglione. Ah, bella, allora imbroglioni sono chi? Scusa, se vi dico che non mi avete pagato, non mi avete sono un galantuomo. C'era la signorina qua che lo può dire. Cioè, mi ha pagato? Io veramente non ho visto, stavo distratta. Non ho distratta, era lei. Ma, c'è sta questa, sta sempre da me. E dite la verità, mi ha pagato o no? Quello non ha capito bene. No. Il signore vuole sapere se io gli ho pagato la vincita o no. Vuole sapere se lo avete pagato o no? No, non lo avete pagato. È favorito, andiamoci. Avete visto? Ecco, ma che fate là in piedi? Che fate? Sedetevi vicino a me, date fastidio a Don Peppino. Fate il vostro gioco. Filomena, ma chi aspetti? O siete? Ci vuole la baronessina e poi dobbiamo festeggiare la vincita nostra. Perché abbiamo vinto. Ah, ecco qua. Baronessina. E questo per me. Salute. Benissimo. Ma quant'è? Scamuso. Ma che champagne è questo? È della casa. Questo qua? È della casa. Ecco qua. L'avvocato? Noi? Quanto giochiamo? Quanto giochiamo? Una cinquantina di lire. Ma che 50 lire, 50 lire? Senti a me, tentiamo la fortuna. Puntiamo tutto. No. Meno il regalino per me. Scusa, ma sei per piano? 1400. No, io non mangio questa roba. 1400. Scusate, un attimo solo, io mi sto grattando. E vi tratto io, voi giocate, giocate. State ma ferma, che mana, mi devo grattare io. Sapete a Roma pura? No, ho fatto a Roma pronto. Scusate, ma deve essere una cosa di fegato perché... dunque, allora scusate un attimo d'attenzione, allora. Attenzione, per favore. Ah, ciste. Allora, qua carta. Qua carta. Ecco. E qua carta. Scoprite. Il cuore mi va. 4. 4. 2. Due. C'è speranza per me. Allora, 4. 2. 2 e 1. E ti pensionate voi? E quello è uscito 1. 1 chi? 1, la carta di chi ti vive, doveva uscire 9. Ma è pavamma, si paga. Bravissimo, c'è. Serata di fortuna. E mi stai sputtendo? Ehi, piglia a pacca, da bocca. Aggio per zia, capito? Aggio per senata volta. E pezzo con oro. Come siete messi sta scema vicina? Che sta non capisce niente, non capisce. E quando lo vuoi sapere non mi salutano mai. E io lo faccio chiudere il ciclo della casa. Mamma! Basta, qua non finisce bene. Non è giovane, che è tutta la mia. Falli schiatta, falli schiatta. E io lo faccio chiudere. Calma. Salute. Io non posso fare tardi la sera. Amore. Chi è? Cioè, tu, sempre tu. Adesso capisco perché fai il giro intorno al tavolo, eh? Io sono un galantuomo, hai capito? Ma che è stato? Niente, cosa da niente. E ricordati che non mi presto a questa specie di truffe. No, ma avete fatto uno stannuto. È partito, insomma, fa uno stannuto. Ricordati, hai capito?
non ti voglio rovinare, perché sennò ti rovinerei veramente. E voi, signor commendatore, cercate di essere preciso quando ammettete i soci in questo circo. Io poi, secondo te, mannaggia, bubba, mannaggia. Insomma, questo passa le carte. Passa le carte! Andiamo a vedere se è venuta l'acqua! Addosso! Addosso! Ma avete visto noi giù? Se ne è scappato, ma non è oggi, rimani, io chiappo! La chiappo! Scusate, è un incidente senza importanza. Fate il vostro gioco! Aspettate, abbiate pazienza, ma non buttate. Io vi devo annunziare. Io sono la sorella, non c'è bisogno che mi annunziate. Giovanni, col permesso degli amici ti devo parlare. Amici, perdonate un momento. Che sei venuto a fare? Io lo sapevo che ti trovavo giocando. Non si contenta che mi ha mandato a precipizio una casa. La povera mamma non si riconosce più. Ti hai ridotto uno straccio per tutti i dispiaceri e tutto il veleno che le dai tu. Ma insomma, non bastano le scene da casa, mo' il prete che mi viene a fa pure a pries. Vattene a casa, va. E viene tenne con me. Io non posso lasciare la compagnia. Vattene. Bella compagnia. Quattro magna franca, un brogliuno che te leva una camisa fuori. Sì, zitti, che le sentono? Tu se non vieni con me gli faccio cose pazze. Mi metto a strillare con mano pazza. Ma tu avessi bevuto. Ma si sembra che stasera. Amici, perdonatemi. Ma che è stato? Non me la firocchio. Voi a mio fratello lo dovete lasciare in pace, avete capito? Se no vado a ricorrere in questura. Ah, questa? Dice che questura? Ma non si fa niente di male, si gioca così con poco interesse per il divertimento. Poi so, a caccia qualche volta. Voi modo. Avete arruinata casa mia. Voi avete distrutto a mio fratello. Guardate là, nuvecchia. Invece se mettere con una corona a mano, se nemmeno circolo da caccia. Bell'esempio che data la vostra età. Ma vuoi farni? O ti già piglia schiaffo che andò mo'? Brava, piglia ma schiaffo. Anzi, va a casa e piglia schiaffo pure a mamma. Scanna, l'accire, l'è meglio. Ma così che la povera vecchia farnesce soffrire. Madonna. Qualche socio che vuol salire. Che non deve salirci. Insiste. No. Ma che è stato? Ha cantato gallo. O gallo ha cantato. Barbare, andiamo belli, vieni da arrivano dei soci che vogliono scherzare. E noi scherziamo con loro. La baronessina? Sta lì dietro adesso. La baronessina. O voi facciamo i conti dopo. Il signore. Non lo fate male, non lo fate male. Per carità. Caspita. Via. Piano. Bellissimo. Che bel quadro. È firmato come sì, sì, davanti a mia, se non mi piace. Non è firmato. Quanto sia qua. Conversate e ridete. Thank you.
sentite. Dite, che stava regalo. Grazie, grazie a te. Tenete a averlo per ricordo mio. Ah, guarda, che... Porta fortuna, pigliata via. Grazie, per il gioco. Per il gioco, bravo. Che cos'è, che cos'è? Avvocato, questa l'ho comprata ieri, ve la regalo. Siete molto gentile, signor Barone. Figuratevi. Grazie mille. È bella, è bella. Piccolina, si può mettere nel gilet. Ah, sì, nel gilet. Voi sapete, vai bene. Aiutate, non mi perdete. Su, siamo figli la stessa mamma. In acqua. Grazie, non c'è nessuno. Sarò a ballo con voi. Carino, non c'è nessuno. Calma fa. Ancora qua. Il signore, non mi preoccupa, sai. Vai, calma. Ah, ma non ne va qua. Aggiornare vorrei! Sant'Antonio, ma come? Sono fratelli, capisci? E sa, stanno preparando il gioco per i soci che devono salire. Ah, ho capito! E qua? E qua? E qua? Le quaglie? Le quaglie? Perché sei sa la veste? Che vado qua? Che c'è? Prendete! Tutta fatta! Ma è un coltello! Questo è per andare a caccia! Capite, cammina! Cammina, non ti parla! Polizia! Fermi tutti! Fermi! Con un eterno carnevale. È divertente. Questi circoli, tutti gli stessi, sempre. Guarda, una pistola. Fuori il grillo. Il grillo? Ehi, un malloppo. Ma qua malloppo? Non... Insomma, non stavate giocando. Che ma si stava giocando con poco interesse. Ma quando mai? Ma non ora tretto. Non ora tretto. Ma ah, bello, ci avessimo a conoscere, mo. Siamo vecchie conoscenze, commendatore Firro. Ci avessimo a conoscere. Ah, qua sta pure Barbarella. Un'assunta. Tu si ricediva, Tra mesi non te leva nessuno. Non te leva nessuno. E tu che fai, qua? Signor delegato, questo è mio fratello. È un bravo giovane. Portatela a casa. E tu non ti fai chiunque per la sala di giochi, capito? Iatevene. Quelli che me l'hanno rovinato sono stati sti quattro delinquenti. Sì, è andato a voto delinquenti. Piccieri! Oh, io sono un galantuomo, sai? Mica... Allora per un galantuomo. Siete armata, sì. Datemi. No, me l'hanno regalato sì, qua datemi, sopra. Datemi, non vi preoccupate sì, che me la conservo io. A voi pure ci avete un'altra pistola? Sì, me l'hanno regalata pure a me. Pure a voi l'hanno regalato. Guarda un po' che la combinazione. E questo qua me l'hanno dato per portafortuna. Veramente, il puntarulo. Sì. Io l'ho visto e mi è piaciuto tutto. Questa è un'arma pericolosa. Sì, ma io ci tengo a questo. Sì, ma ve lo conservo. Guardate questa quanto è bella. Arroiata, permettete che la guardo un momento. La vorrei vedere. Sì, ma sì. Poi me la restituisco. Sì, me la restituisco io, non vi preoccupate. Quando è dopo se ne parla, levami, se porta. Quando è dopo ve le restituisco. Voi siete veramente un uomo di spirito, avete fatto uno scherzo che resterà memorabile. Proprio così. Noi scherziamo sempre. Però adesso scendiamo, ci andiamo a fare una bella passeggiatina, Fa piacere, prendiamo un poco d'aria e voglio offrire pure un gelato a tutti i soci. E tutta questa gente scende con noi. Si capisce? Questi signori saranno i primi. Abbasciaci sto carrozzone. Naturale. Mamma mia! E quanti gelati che dovete pagare? Gelati, ho vinto quasi 1.700-1.800 lire. Offro gelati a tutti i soci. Mi aspettavo un grazie, ma forse stanno distratti. Facciamo venire pure quel socio che si è nascosto per fare uno scherzo a voi. Amico. Mo che scendiamo, ce ne andiamo. Chi l'ha perso un gelato? Chi è questo signore? No, mi precedo. Venite. Questo signore che sta. Venite, levate all'uomo. Scamuso, che felice incontro! Scoppatenza, ste voce crede, ingiusivo! Ma ditele fiera a chi sto, subito! Andiamo a... Sì, un segreto, sì, perché non avete visto la fioriera! Venite, guardate, la fioriera.
Il quadro è un tavolo da gioco. Ove? E guardate la fiodieta. Eh? E che ci sta, scusa, capito? E non lo so. E che ricca? Ah, hai capito? Ecco il malloppo. Abbiamo fatto il colpo per oggi, sta bene. Bravo, ma voi siete proprio simpaticone, recitate alla meraviglia. Avete fatto un vestito da donna, un gioco proprio. Cammino, ma... cammino, che mi hai scocciato poi. Ma hai capito che mi hai scocciato, basta. Ma che maniera è questa? Oh, scherzare fino a un certo punto, ma questi sono scherzi da villano. Ritieniti schiaffeggiato. Uè, fai ribellione, fa. Aspetto i padrini. Ammacca, questo è il corpo del reato. No, dice, quando in quante schifosi che non siete altro. E poi per una parte all'umana, andiamo per la città. Siete la piaga di Napoli. Sordo contresso, prostituzione. Ma voi siete socio? Curtollati, sparatori. Ma ricordate, perché io sono una brutta carnetta. Siete socio o no? Ha già saputo il quartiere che avete fatto il complotto. Dice che mi volete fare la pelle. Beh, e a chi aspettate? Dimostro che c'ho voi. Quando avevo vinto? Voi siete una mania di grappa, che spasito? Ma io ho giurato che vi devo distruggere e vi distruggerò. Corpo del diavolo! Sei! E che resta? No, stavo d'aggio fatto buono! Chi mi ha visto sta carta a mano? Chi è? Accetto! Che già fa questa carta? Portatele via! Portatele via! Prima e femmina a fondo, prima e femmina! Svegliate, mettiamo una! Thank you.